Si è concluso ieri a Grottaglie e Orecchiette nelle Enchiosce 2023, uno degli eventi enogastronomici più importanti del nostro territorio, giunto quest'anno alla sua nona edizione. Un'affluenza di pubblico davvero importante per le due serate dell'8 e del 9 agosto, che ha premiato la città delle ceramiche, meta di tanti turisti che hanno apprezzato l'offerta enogastronomica, ma anche le eccellenze artigianali del posto. Allora, innanzitutto da dove venite? Veniamo da Napoli. Siete in vacanza quindi qui nella provincia di... In vacanza, sì, veniamo da anni qui a Campomarino di Maruggio. Allora, un parere su queste orecchiette nelle Enchiosce 2023? Allora, abbiamo saputo della sagra da Campomarino perché è stato pubblicizzato e siamo venuti. Non abbiamo ancora assaggiato perché c'è una fila, ma ci proponiamo di sacrificarci quindi per la fila e di assaggiare. Sì, il posto è molto bello e ci riproponiamo di venire in un momento, insomma, successivamente, quando c'è meno gente, perché è caratteristico, è molto bello. Avete scoperto Grottaglie quindi grazie a questa sagra? Sì, lo sapevamo che Grottaglie era tipica delle ceramiche, però grazie alla sagra abbiamo avuto l'opportunità di venire e siamo rimaste entusiasti. Il percorso di Orecchiette nelle Enchiosce 2023 si è snodato tra le postazioni delle Lady Chef dell'Unione Cuochi Regione Puglia, che hanno interpretato con ingredienti e materie prime del territorio il piatto tipico della nostra regione. Inoltre numerose postazioni con vini e birre artigianali del territorio. Le orecchiette, diciamo che sono un po' la bandiera della Puglia, non solo in Italia ma anche nel resto di tutto il mondo. Come nasce questa ricetta e quali sono gli ingredienti, le materie prime che la caratterizzano? Allora, questa è la orecchietta, la regina della pasta. Praticamente abbiamo fatto un fondo con cozze e ceci, con la cialda di pomodoro secco. Siamo in uno stand per celiaci perché questo è lo stand gluten free di Orecchiette nelle Enchiosce. Il profumo, posso assicurare io per i nostri spettatori, è buonissimo, i colori anche sono veramente invitanti. Vogliamo raccontare un po' questo piatto, le sue materie prime, come nasce quest'idea? Allora, l'idea è di Antonella Ricciolo, la nostra chef responsabile, che praticamente ci ha preparato una crema di pecorino con delle orecchiette gluten free e poi dei fichi, che adesso lo impiatteremo, lo faremo vedere, del crudo bello croccante. Siamo con una delle chef della Unione Cuochi Regione Puglia, Fabiana Milone. Vogliamo raccontare un po' questo piatto? Sì, allora ho scelto di portare questa ricetta qui perché è un piatto che sento mio, proviene da Margherita di Savoia. E perché? Perché ho aggiunto un ingrediente, un asparago selvatico che cresce prevalentemente nei territori che abbiamo noi a Margherita, cioè le saline, abbinato con un pomodorino giallo molto dolce e un pane profumato alle erbe. Un piatto che sento mio per il mio territorio e avevo piacere di farlo conoscere a tutti. Quali sono i prodotti più rappresentativi del vostro birrificio che nello stesso tempo denotano anche il rapporto con il territorio? Allora, ci siamo noi da 8 anni sul territorio e i nostri clienti sono contenti di quello che gli proponiamo ogni volta, perché poi il bello della birra artigianale è che non è mai uguale, nonostante vengono impiegate le stesse materie prime, e quindi è una birra che è sempre in evoluzione. Quindi sono delle birre sicuramente vive, e con il territorio abbiamo alcuni legami. Ad esempio qui abbiamo portato la birra con polpa di fico d'India e quindi cerchiamo sempre di mantenere un legame con il territorio, così come il brand che ci rappresenta, che hai alle tue spalle. Allora, siamo con Giuseppina Lenti della pregiata Forneria Lenti, che è un'eccellenza del territorio. Come mai questa partecipazione a questo festival enogastronomico? Allora, innanzitutto c'è molta stima e rispetto con l'organizzatore. In più amiamo la nostra Grottaglie, terra comunque di artigiani, a prescindere dalle ceramiche eccellenti, anche di artigiani come noi che si occupano di promuovere e tutelare il territorio con prodotti da forno, utilizzando le materie della terra come farine antiche, grani antichi, la cottura ancora in forno a pietra, lastricato di mattoni d'argilla, utilizzando il nocciolo delle olive per l'accensione. Cerchiamo di tutelare il nostro territorio anche nell'utilizzo del lievito madre, della pasta madre viva. Infatti siamo conosciuti un po' in Italia perché
produciamo il panettone e tutti i grandi lievitati. Sapori e profumi della nostra terra, ma orecchiette nelle inchiosce e anche impegno nel sociale, grazie all'iniziativa contro gli stereotipi di genere di Alzaia Onlus, che ha realizzato striscioni e scritte sul cappello delle cuoche, volte a scardinare i luoghi comuni sulla distinzione di genere. Praticamente noi all'interno dell'associazione Alzaia abbiamo creato questo laboratorio di pittura. Abbiamo dato la possibilità, io sono una delle volontarie chiaramente, abbiamo dato la possibilità a varie donne di vari paesi di creare tra virgolette una classe dove appunto sono stati creati degli elementi decorativi su borse, su magliette, cappellini e quindi niente, è un'attività che ha accomunato un po' tutte noi, ecco, volontarie e non. Poi abbiamo creato appunto queste lenzuole, queste striscioni di cui lei parlava, dove appunto sono stati scritti degli stereotipi proprio per diciamo demolire, no? questo modo di pensare. Infatti dopo il nostro claim abbiamo creato appunto la frase puntini di sospensione anche no. Infine spazio alla solidarietà con l'iniziativa Io pedalerò per te, una raccolta fondi per l'associazione genitori oncoematologia di Taranto. Quest'anno dal 26 al 28 ottobre pedaleremo in una pedalata da 1060 km non stop, dove raccoglieremo dei fondi da devolvere all'Associazione Genitori di Taranto della Oncoematologia del Santissima Annunziata. È il nostro modo come ciclisti e come cicliste per supportare queste famiglie che ogni giorno, ahimè, purtroppo combattono in quel reparto. E vi invito a venire a seguire questo progetto. Per l'occasione abbiamo creato questi cappellini al costo di 5 euro. L'intero ricavato sarà devoluto all'Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia. A fare da perfetta colonna sonora all'evento i Terra Ross, suonatori e menestrelli della Bassa Murgia che con tamburelli e altri strumenti tipici hanno fatto ballare e cantare proprio tutti, proponendo musiche e canzoni tipiche della cultura, della tradizione contadina pugliese.